affollata la partecipazione all'incontro formativo dedicato al nuovo codice di protezione civile che la città metropolitana ha ospitato nell'auditorium, nell'ambito di un progetto organizzato da ANCI Piemonte e Fondazione IFEL. Questo evento organizzato in città metropolitana ci riempie di orgoglio, perché è il momento dove la città metropolitana svolge una delle sue funzioni, ovvero quello di coordinamento e di aiuto ai sindaci del territorio. È un momento importante perché si va a discutere, si va a illustrare una nuova legge che regolamenta la protezione civile, e una legge che ci permette anche di avere una centralità rispetto al passato maggiore, un riconoscimento del nostro ruolo non ancora sufficiente rispetto a quello che pensiamo possa offrire la città metropolitana rispetto a quello che sono le sue funzioni e le sue professionalità, ma sicuramente un buon inizio che ci permette di andare a contribuire, a incidere in quello che sono quello che saranno i decreti attuativi per questa legge. Nel corso dell'incontro i relatori hanno illustrato le novità introdotte dal codice della protezione civile. Ben 50 gli articoli del codice che sono stati analizzati e presentati al pubblico dai vertici del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, mentre nella mattinata la Regione Piemonte ha anticipato il nuovo disciplinare regionale per le allerte in corso di approvazione. Dottor Borrelli, che cosa accade per le città metropolitane? Beh, che per la prima volta vengono menzionate nel codice della protezione civile, viene riconosciuto il ruolo delle città metropolitane, quindi è importantissimo per l'organizzazione del Servizio Nazionale di Protezione Civile e per il sistema di protezione civile. Ovviamente sarà tutto da costruire, da organizzare, anche il rapporto ovviamente a livello sovracomunale, e questo lo faremo con i provvedimenti attuativi che verranno emanati da qui a breve.